Sento odore di toast. Qualcuno sta avendo un infarto? No. Faccio solo i toast. Meno male. In ogni caso, no, non è così che funziona. Non significa che qualcun altro ha un infarto. Le persone infartate non rilasciano mica un odore di bruciato. Significa che tu stai avendo un infarto. Che cosa? Non intendo adesso, sto facendo Te l'ho appena detto. Da quando sei così ipocondriaco? Beh, fino all'anno scorso non tanto. Ma poi mi è entrato in testa. E non riesco proprio a farlo uscire. Perché ne parli come se fosse una canzone? È la stessa cosa. Un giorno sì e un giorno no. Sugar, yes please. No, quello non è un infarto. Sono i Maroon 5. Non sono la stessa cosa? No, non è... Beh... Cosa? Che stai facendo? Dicono che quando hai un infarto senti le braccia intorpidite. Quindi... Quindi alzi le braccia ogni volta che senti odore di toast. E se sei tu a fare il toast? Beh, è la stessa cosa, perché anche allora c'è tipo una possibilità su un milione che mi venga un infarto mentre faccio un toast. Davvero? Non sai distinguere fra un'infermità che mette a rischio la vita e la colazione? Ok, beh, vedremo chi riderà quando avrà un infarto. Spero nessuno. Abbassa le braccia, è tutto nella tua testa. Questo odore è solo pane che si scalda. Che c'è, non mi credi? Non credo di crederti. Gli odori della colazione hanno un significato serio. Per esempio, senti odore di bacon? Allora la polizia è vicina. Questa è un'offesa alle nostre forze dell'ordine. E poi scusa, non sei un criminale. Diciamo solo che non si stanno impegnando ultimamente. E in ogni caso, se davvero arrivassero, appariresti decisamente sospetto. E allora la morte nera? Non credo di aver capito bene. Non penso sia più un problema. Io non lo escluderei. Dalle tempo. Si parla già di una nuova malattia. Si parla già... La peste bubonica! Senti odore di uova in camicia quando ce l'hai. Chi l'ha detto? E quando? Forse era di uova sode. Oh, tu mi farai venire un aneurisma! Senti per caso odore di frittelle al mirtillo fatte in casa? No! E anche se fosse non importa, perché te lo sei inventato? Non c'è nessuna connessione fra le due cose! Jack, io mi preoccupo per queste cose e se avessi ragione, potrei sentire odore di torta e spezzarmi le braccia. Coincidenza. E se iniziasse ad affliggere gli altri sensi? Rumore di patatine, prendi l'influenza. Nessun collegamento. E se iniziassi a sentire la marmellata? E se... Fosse tutto nella tua testa? Heidi! Non ci parlo più con te. Oh, davvero? Non sei reale. Sei solo un meccanismo di difesa uscito male. Come sta il tuo amico Jack? Non nominare il suo nome. Vedremo la prossima volta che avrà fame. È tutto nella tua testa. Salve cercatori del Rosbif, sono Jack Howard. Ed io Dean Dobbs. Speriamo vi sia piaciuto il video. In quel caso lasciate un mi piace e commentate dicendo perché vi piace e iscrivetevi per altri video futuri che vi piaceranno. E se pensate non mi piacciono le risate future, potete cliccare qui per vedere video passati e farvi risate passate. È un bel tasto da cliccare se sei nuovo. Stupefacente. Proprio un bel tastone. Bellissimo. Ora fuori da casa mia. Ok. Non dicevo a te, dicevo a loro. Ok, scusa. Ci ho ripensato, vattene anche tu. Ok.